Bella l'idea. Eccoci qua, un nuovo mirabolante scoop di Paolo Cecchi. Anche questo Natale è stato vittima del consumismo. Vi ricordate del Tamagotchi? Si è partiti dal pulcino virtuale. Guardate dove siamo arrivati. Guardate che mazzate che si prendono questi giapponesi. Sapete perché? No? Ve lo spiega il vostro Paolo Cecchi. Sono tutti in coda per comprare l'ultima mania giapponese, il regalo di Natale più prezioso, il Tamagotchi umano. Quello che vedete è il modello più richiesto, pratico, maneggevole, ossigenato. Il Tamagotchi umano sta facendo impazzire grandi e piccini che fanno a gara per accudire l'animaletto virtuale. Voglio mangiare lasagne. Effettivamente, se non si nutre, il nostro biondone si deprime e muore. Se non va 4 volte al giorno in bagno, si disattiva. Mamma, non andare a farti ancora la cacca. Ma dai, ma non è possibile, è già la 6ª volta oggi, su. Guardate che code di consumisti di fronte alle vetrine. E guardate che mazzate per chi cerca di passare davanti. Un vero Natale di pace. Ma ecco un negozio di giocattoli. È pieno di modelli. Per quelli difettosi sono già iniziate le svendite. Per Capodanno questo modello da sera è richiestissimo. Per chi vive in campagna, questo Tamagotchi da guardia. Morde. Questo invece è un Tamagotchi col vizietto. Ma guardate queste immagini. Guardate queste orde di consumisti, ognuno col suo modello di Tamagotchi umano. Ed eccoci giunti alla fine del nostro servizio. E per concludere, un augurio di buone feste da parte dei nostri Tamagotchi. Vaffanculo! A chi? A te! Grazie. Magari questa la tagliamo.